Ciao a tutti amici di Calcio Camuno, in questo intervento vorrei parlare della squadra più importante della Valle Camonica, il Darfo Boario, che dopo quasi 3 settimane di lavoro agli ordini di mister Massimiliano Mafioletti si appresta così ad entrare nel clima della competizione ufficiale. Il 28 di agosto i neroverdi affronteranno in Coppa Italia la vincente della sfida Castellana-Carpenedolo che si gioca il giorno 21. Dunque manca poco all'avvio della stagione ufficiale. Ebbene, come si presenta il Darfo a pochi giorni dall'avvio della stagione ufficiale? Come si presenta? Secondo me si presenta non in condizioni ottimali. Stiamo parlando di una squadra che punta a fare un ottimo campionato. Attenzione, questa è una premessa indispensabile. Non stiamo parlando di un Darfo che si accontenta di salvarsi, perché per un Darfo che vuole salvarsi va bene così. Anzi, certi giocatori sono perfino un lusso. Ma per un Darfo che non ha nascosto le proprie ambizioni di fare un ottimo campionato, beh, allora la condizione generale della squadra non pare a me personalmente molto incoraggiante. Al di là dei risultati delle amichevoli, che lasciano il tempo che trovano, ottimo sicuramente nonostante la sconfitta, il 3-1 contro la prima squadra dell'Albino Leffe, formazione di Serie B. Il Darfo per oltre 50-55 minuti ha tenuto i bergamaschi sull'1-1 e questo è un ottimo segnale. Però da contraltare c'è la pesante sconfitta contro il Nuvolera di qualche giorno prima, 5-1. È vero, era un Darfo da seconde linee, ma erano le seconde linee del Darfo. Quindi voglio dire, se queste sono le seconde linee, è meglio che le prime facciano bene il loro mestiere. Ebbene, sono proprio le prime linee che mi lasciano qualche dubbio, senza perdere altro tempo. Allora, le carenze che io personalmente ho riscontrato nel Darfo di queste prime 3 settimane di attività sono innanzitutto il portiere. È bravo Paolo Trilli, è una persona secondo me affidabile, un giocatore sul quale si può puntare a occhi chiusi. Al di là di qualche errore che ogni tanto gli capita di fare, il problema è cosa c'è dietro a Paolo Trilli. Dietro a Paolo Trilli c'è il vuoto assoluto. I due giovani portieri aggregati dalla Juniores, soprattutto Umberto Pè, non paiono essere, questo non lo dico io soltanto, lo dicono in tanti, portiere affidabile. Se Trilli dovesse avere dei problemi e non giocare, la scelta di Umberto Pè potrebbe essere, come dire, una scelta particolarmente rischiosa. Insomma, il ragazzo non pare essere pronto per sostenere il peso di una categoria importante come la Serie D. Le note dolenti però sono da un'altra parte, soprattutto in difesa, dove la coppia centrale, titolare, almeno nelle intenzioni iniziali, quella formata da Michele Crazzi e Federico Giorgi, non dà assolutamente, affidabilità. Tant'è che la società è corsa ai ripari, mettendo alla prova subito un altro centrale, Gabriele Fabbris, giocatore che ha esperienza nelle categorie professionistiche, e sta facendo di tutto per riportare da Lumezzane Guagnetti, che con De Paola lo scorso campionato ha fatto cose meravigliose ed è un 92 che sarebbe utilissimo per la regola. Risolto il nodo dei due centrali, il Darfo potrebbe in qualche modo cominciare ad avere una fisionomia sicuramente più affidabile. Però per ora, per questo momento, Guagnetti è Lumezzane e Fabris è soltanto in prova. Dunque, Crazia si gioca le sue ultime chance per rimanere a Darfo, convincendo l'allenatore, ma soprattutto convincendo i dirigenti. Il centrocampo, a mio parere, è il reparto di maggior affidabilità, dove soprattutto, mentre Coletto è ancora un po' in ritardo, soprattutto si è fatto veramente vedere, si è fatto onore il giocatore Morbini, che sembrava, insomma, arrivare a Darfo quasi per, non lo so, per amicizie con qualche procuratore. Eppure il giocatore ha fatto delle ottime prestazioni con l'Albino Leffe prima squadra, con l'Albino Leffe primavera, ha tenuto in mano da solo il centrocampo in attesa appunto che Coletto, altro giocatore di sicuro valore, ritrovi la sua condizione ottimale. Le note dolenti sono però anche in attacco. Manca un'alternativa a Volpato. Volpato in questo momento non dico che sia impresentabile, ma è sicuramente lontano dalla sua condizione migliore. Un giocatore pesante, pesa un quintale perché è anche alto 1,90 m e rotti, è un giocatore macchinoso, a vederlo dalla tribuna non sembra neanche nel suo peso forma, quindi insomma bisogna che questo giocatore lavori duramente perché il tempo stringe e fra poco si inizia a fare sul serio e in questo momento il giocatore non è secondo me presentabile. Anche qua c'è però il problema, al di là che sia o meno presentabile, dietro di lui non c'è nessuno e nel tridente d'attacco che Mafioletti intende proporre,
Beh, insomma, se manca Volpato diventa un problema. Razzitti, secondo me, è un giovane volenteroso, ma che con la Serie D ha poco a che fare, nonostante, ripeto, il grande impegno che ci mette, per cui urge anche qua un intervento serio a livello di mercato. Per il resto, il Darfo è imbottito di giocatori talentuosi. Martinelli è sicuramente una garanzia, Pontarolo è un altro giocatore di grande valore. Poi c'è tutta quella pattuglia di giovani da verificare, Bonometti, Colombi, Inverardi, lo stesso Speziari, che è un giovane di fatto, ma già comunque è già al suo terzo anno con la maglia neroverde. Ripeto, gli interventi da fare sono il portiere, i due centrali e l'attaccante. Ci vuole, insomma, un bel rinforzo, perché il Darfo, se vuole andare a fare un grande campionato, così come messo in questo momento, non andrà secondo me molto lontano. Un'ultima annotazione per il mister Mafioletti. Mafioletti è un allenatore bravo, ma deve imparare una cosa, deve imparare a farsi, come dire, a farsi dentro nell'ambiente. De Paola, quello che l'ha preceduto, era un re, era un maestro in questo. Sapeva gestire i rapporti con la stampa, sapeva, tra virgolette, accattivarsi e arruffianarsi le simpatie di tutti. Mafioletti, che è un allenatore bravissimo sul campo, deve, secondo me, migliorare molto nei rapporti interpersonali. La stampa lo martellerà, non solo quella locale, ma in generale quella che si occupa di Serie D, e lui non può tutte le volte rilasciare dichiarazioni a monosillabi. La stampa è quella che può decidere, nel bene o nel male, il futuro di un allenatore. Non è una minaccia, per l'amor di Dio, perché non è che la stampa vuole far fuori Mafioletti, però la stampa può aiutare Mafioletti, ma non solo la stampa, anche i tifosi. Mafioletti deve imparare, secondo il mio punto di vista, a farsi conoscere, a farsi apprezzare per le grandi doti che ha, ma se nessuno sa che lui ha queste doti, purtroppo, insomma, per lui ci sarà poca strada, secondo me, in questo campionato, in questa categoria. Amici di Calcio Camuno, ci vediamo alla prossima.